Ragazzi, bentornati sul mio canale. In questo video vedremo il proseguo del video precedente, ovvero parleremo ancora di relè allo stato solido e di relè classici con bobina elettromagnetica. Ora, questo secondo video è nato dalla necessità di fare ulteriori esperimenti. Alcune cose erano già comprovate, però anche attraverso i vostri commenti ci sono state domande, situazioni alle quali ho voluto con questo video rispondere. Ovvero la risposta che daremo a questo video molto chiara sarà: possiamo utilizzare il relè allo stato solido? Se sì, quando li possiamo utilizzare e quando conviene invece usare i relè classici con la bobina. Bene, è un argomento questo molto interessante. Come avete visto su questo canale, non si trasmettono cose comprate dentro le scatole e finite e ben definite, ma creiamo costantemente cultura attraverso il fai da te. Quindi anche attraverso i vostri commenti riesco a percepire quali sono le vostre sensazioni, le vostre sperimentazioni personali e applicarle poi nei video a beneficio anche degli altri amici del canale. E andremo a chiarire definitivamente quali sono i relè ottimali da usare per salvare l'impianto, in quanto la funzione di questi due video, il primo e il secondo, è proprio quello di arrivare a staccare i pannelli mentre il BMS staccherà il regolatore di carica. Come farlo? Salvando l'impianto, perché sappiamo tutti che se andiamo a staccare il regolatore di carica mentre i pannelli sono ancora in produzione, potrebbero bruciarsi. Perché dico potrebbero? Perché alcuni regolatori di carica hanno delle protezioni, ma queste protezioni non sempre funzionano e non tutti i regolatori di carica hanno queste protezioni e non tutti i regolatori, soprattutto ibridi, cioè inverter con regolatore di carica incorporato, hanno queste protezioni. Quindi andiamo a vedere questa seconda fase molto interessante e buona visione a tutti. Eccoci di nuovo in laboratorio. Questa è la configurazione che avete visto nel video precedente, ovvero con due relè allo stato solido, precisamente questi, e in questa configurazione abbiamo un'entrata di circa 35-40 ampere su questi relè da 100 ampere. Quindi siamo stati un po' abbondanti, però con la tensione così bassa a 12 volt si è notato che c'è un po' una discrepanza che nel fotovoltaico non dovrebbe mai esserci, cioè l'alta temperatura delle basette di raffreddamento. Ora, se andiamo a rimisurare la configurazione originaria, che è questa del primo video, vediamo che le basette arrivano a una temperatura di circa 60 gradi, 62 per la precisione. Ora, da qui facciamo una serie di riflessioni. Ora, da questo video appena registrato in laboratorio, capiamo subito una cosa importante: che se il relè allo stato solido è sottodimensionato andrà a creare una dispersione in termini di temperatura molto alta. Quindi dovremo comprare un relè che ha la possibilità di gestire tanti ampere. Tenete presente una cosa, e qui dico una cosa che ho già ribadito ma la voglio chiarire in maniera molto forte. Tutti i test che sto facendo, avete visto, li sto facendo a 12 volt. Ora, tutto ciò che sto facendo con questi relè, con questi regolatori di carica, con queste batterie, con questi inverter, con questi cavi, è esattamente la massima configurazione possibile. Quindi quando farete un impianto a 48 volt o a 24 volt, ma io consiglio sempre 12 per le cose piccole o 48, tutto questo andrà a ridursi sensibilmente. Quindi tutti i cavi dei quali abbiamo misurato la temperatura di 50-60 gradi saranno cavi a temperatura normale. Tutte le dissipazioni che avete visto in questi relè allo stato solido attraverso queste alette, che sono anche importanti, saranno tutte alla fine normali. Quando andrete a fare un impianto per casa avrete linearità, avete basse temperature, avete un buon trasporto di corrente. Ecco perché è importante considerare questo canale come un canale di cultura che ci dà infarinature al peggiore livello, quello delle alte temperature, ma che poi tutto andrà a ridimensionarsi. Se avessi fatto dei video dal mio inizio a 48 volt, avreste realizzato qualsiasi cosa, ma magari trasportando quelle informazioni a 12 volt, non contemplando i cavi grossi, le portate grosse, i dissipatori grossi, e avreste creato caos, incendi o danni.
Ecco perché da questi video potete solo migliorare. Ma ricordate una cosa fondamentale che ho già ribadito tante volte e la voglio dire anche oggi. Non solo della pericolosità della corrente, e qui veramente avvalletevi di esperti o con calma progredite gradualmente, ma voglio dirvi che la 12 volt può essere utilizzata con un massimo picco di 3 kW, 3 kW e mezzo per pochi minuti, ma poi dovete portare i consumi a 200, 300, 500 watt, frigorifero, televisione, luci. Non potete far andare in maniera fissa, anche se l'inverter reggerà 3 kW, due pompe di calore, frigorifero, luci, televisione, luci giardino, antifurto, e quindi vedere sul vostro inverter 2,8, 2,5, 3,000 fisso, avreste dei surriscaldamenti e un obbligo a cavi talmente grossi per cui veramente non converrebbe. A questo punto che io dico, come ho già detto, consumi normali, state bassi, usate la 12 volt, quindi un camper, una baita, una barca a vela o casa vostra se ha dei consumi saltuari, ma se volete far andare pompe di calore, lavatrice, frigorifero, asciugatrice, cioè tutti i grandi consumi in maniera anche consistente, spostatevi direttamente sulla 48 volt. Tutti questi test hanno scaldato cavi a 48 volt, tutto questo sarà ridimensionato. Torniamo ancora in laboratorio per vedere la differenza nell'utilizzo sempre degli SSR, ma questa volta come se fossero montati su un camper, cioè con due o tre pannelli invece che una catena di pannelli significativa. Ora, questo impianto era pronto e configurato con 750 watt 12 volt per ogni relè SSR. A questo punto abbiamo portato la potenza dei pannelli a due pannelli per ogni relè. Quindi il classico impianto da 2-3 pannelli che può essere un camper o una barca a vela. La temperatura a questo punto si è ridotta a 45 gradi, che è accettabilissima. Però anche qui ci sono delle considerazioni da fare. Avete visto? Riducendo i pannelli a 2-3, le temperature sono precipitate. Da 60-70 gradi siamo scesi a 40. 40, visto che siamo in estate, già abbiamo 28-29, direi che è abbastanza tollerabile. Però ancora lì abbiamo temperature che si disperdono. Però teniamo presente sempre quello che ho detto, siamo a 12 volt, quindi già c'è una generazione di temperatura, anche se facessimo passare la corrente direttamente nei cavi. Quindi questo è proprio significativo. Se immaginiamo un impianto a 48 volt a questo punto, con pochi ampere, perché mettiamo ad esempio 10 pannelli in serie da 9 ampere, rimangono 9 gli ampere che passeranno in quel relè e quindi avremo veramente poche temperature che dovremo dissipare. Bene ragazzi, abbiamo fatto una bella sintesi, abbiamo trattato un argomento molto vasto, però vogliamo aggiungere ancora qualcosa. Gli amici del canale hanno già introdotto commenti a decine, dove in uno di questi commenti c'era un caro amico del canale che diceva: perché non metti una ventolina che raffredda? Avevo già fatto questa prova, non ho voluto presentarvela a video, ed è esattamente questa immagine che avevo comunque fotografato. Però alla luce di questo commento ho voluto fare anche una piccola ripresa video per farvi capire l'importanza del raffreddamento forzato, perché in effetti la ventolina raffredda il dissipatore di alluminio. Però qual è l'aspetto negativo? Qui le temperature scenderebbero drasticamente, perché le porterebbe a livelli veramente toccabili, quindi 48-49 gradi. Però avremo un ulteriore consumo di corrente e rumore, perché la ventolina fa rumore. Ma vediamo il video in laboratorio, dopodiché faremo alcune considerazioni. Una considerazione interessante, della quale mi hanno anche scritto amici del canale, io avevo fatto già dei test, era quello di posizionare una ventolina come queste, molto piccole, sulle alette di raffreddamento. Chiaramente l'ideale è posizionarla sotto, in modo che vada a soffiare l'aria. Poi tenete presente che questo è un test, quindi ovviamente non potremo mai mettere in maniera fissa un'aletta così vicina al regolatore di carica. Quindi qui stiamo solo effettuando dei test, andrebbe posizionata in maniera diversa. Se mettessimo una ventolina, potremmo posizionarlo anche in verticale, in modo che vada a soffiare sui lati invece che verticalmente. Ora, con una ventolina si avrebbe il raffreddamento, io la posiziono sopra giusto per testare, si avrebbe il raffreddamento dell'aletta. Facciamola partire. Anch'essa, vedete, è collegata a tutto il resto, no? E sta girando. Ora l'aria soffia da questo lato, quindi
andiamo a posizionarla così. Ora, il raffreddamento continuo e forzato dell'aletta ovviamente porterebbe all'abbassamento di temperatura della stessa, ma dobbiamo fare una riflessione. Questo relè consuma 10 mA, che è pochissimo. La ventolina consuma 40 mA, che non è tanto. La dissipazione potrebbe assorbire, perché non avviene istantaneamente, ma avviene in 3-4 ore, diventa calda, ma questo dimostra che i MOSFET o i triac all'interno hanno, per caduta di tensione, hanno disperso temperatura. Quindi tutto questo messo insieme fa trarre veramente delle conclusioni alle quali arriviamo e voglio descrivervi in maniera sintetica. La prima considerazione riguarda il rumore. Noi siamo, insomma, amanti del silenzio, soprattutto in un camper qualsiasi rumore potrebbe realmente abbassare la qualità della vita. Sentiamo questa piccola ventolina comunque che rumore produce. Non è esagerato, però una più una creerebbe comunque un fastidio e quindi andrei a dedurre che seppur l'effetto della ventola andrebbe a raffreddare le alette, non è la soluzione ideale. Andiamo a fare quindi una sintesi di quanto detto e dopodiché andremo a montare i relè classici con la bobina. Avete visto come anche il discorso della ventola va a produrre un effetto positivo in termini di dissipazione, ma negativo in termini di rumore e di microconsumo. E tutti questi consumi messi insieme sono poi fastidiosi, soprattutto se non abbiamo un pacco batterie sostanzioso. Ecco perché, lo ribadisco, sarà proprio tutto questo insieme di test, le vostre valutazioni, i vostri impianti personali che andranno a trovare l'ottimo. Bene, continuiamo con l'esperimento perché adesso passiamo al montaggio dei relè classici su questo impianto. Ed eccoci ragazzi con la nuova configurazione. Invece dei relè allo stato solido sono stati montati due relè classici con bobina. Questi sono da 200 A 12 V. Ecco perché non scaldano, stanno trasportando circa 25-26 A l'uno. Non scaldano perché sono della corretta portata. Se vediamo la descrizione che c'è proprio sulla scocca, c'è scritto 12 volt 200 ampere. Ora, gli SSR di prima erano 100 ampere, ma erano di una tensione superiore. Ecco perché la proporzione tra le tensioni e gli amperaggi vanno sempre calcolate. E gli SSR con tensioni alte, ve ne sono molti, ma con amperaggi alti che riescono a reggere come questi meccanici, ce n'è veramente pochi. Ovviamente anche qui faremo una prova in diretta. Staccheremo l'unico staccabatterie, fusibile e ripristinabile, e tutto si spegnerà. Abbiamo salvato l'impianto, abbiamo staccato i pannelli, abbiamo staccato i regolatori. Adesso riaccendiamo tutto l'impianto. In questo modo si attaccano i regolatori, i pannelli sono visibili e fra un secondo si connettono, eccoli, iniziano a produrre 25-26 A per ogni regolatore. Qui la corrente sta viaggiando molto più lineare, non abbiamo dispersioni termiche. Perché? Perché abbiamo bassa tensione, tanti amperaggi e quindi dobbiamo gestirli in questo modo, con il relè meccanico. Se abbiamo pochi pannelli, un piccolo camper, una barca, un paio di pannelli, allora passiamo agli SSR che consumano meno, perché c'è da fare anche un calcolo sui consumi e sulle dispersioni di queste relè. Ora, per completezza su questo argomento devo anche citarvi il fatto che se non volete neanche che questi relè consumino, potete farli lavorare al contrario, cioè dovete comprare quelli normalmente chiusi. Praticamente è solo quando li attivate che si aprono. A questo punto, normalmente chiusi, loro non consumeranno niente, passerà l'energia del sole, il fotovoltaico funzionerà. Quando il BMS stacca, in quel caso dovrete attivare un altro relè che attiverà questi relè e quindi loro diventeranno da normalmente chiusi aperti, quindi staccheranno la corrente per il tempo necessario. A me non piace lavorare in sicurezza dove devo mantenere un relè attivo per non far passare corrente.
quando c'è un'anomalia e tutto si stacca, è lì che il relè si deve aprire. Però anche queste sono scelte personali, vi invito anche a voi a fare dei test personali. Come al solito arriviamo alla fine anche di questo video, fate attenzione perché la corrente è pericolosa, avvaletevi di esperti, fate sperimentazione di piccolo calibro, spostiamoci dalla 12 alla 48 per i grandi consumi, quindi iscrivetevi al canale e al prossimo video.